si partirà con le stesse regole che ci sono nel protocollo degli allenamenti, quindi in caso di positività il calciatore positivo in isolamento e il resto della squadra in ritiro, dove potrà comunque continuare a lavorare e ad allenarsi. Però nel protocollo consegnato oggi al ministro Spadafora c'è scritto chiaramente che quelle norme, quella situazione può essere e deve essere aggiornata al contagio nel momento in cui dovesse esserci proprio un giocatore contagiato. Perché? Perché oggi è il 24 maggio, il protocollo è stato scritto e porta la data di oggi, si inizierà a giocare o il 13 o il 20 giugno, e quindi sicuramente la situazione da qui a quel periodo cambierà. E poi ci sono alcune, vediamo insieme, anzi, intanto molte, magari anche in grafica, pagine che riguardano la situazione organizzativa. Sì, intanto per quanto riguarda il livello organizzativo ti dico qualche cosa che è presente in queste 39 pagine. Intanto allo stadio, che verrà diviso in tre zone, saranno ammessi al massimo 300 persone in contemporanea, di cui 60 al massimo che fanno parte del gruppo squadra della squadra ospite. I raccattapalle saranno 6 e dovranno avere più di 18 anni, quindi dovranno essere maggiorenni. Non ci saranno, quando entrano le squadre in campo, i bambini, non ci sarà la mascotte, non si potrà fare la foto di squadra. Ovviamente non ci si potrà dare la mano nel momento in cui le squadre entrano in campo, e in quel momento dovranno essere separate, cioè entra prima uno e poi l'altra. Nella conferenza stampa post partita le domande per l'allenatore verranno raccolte via WhatsApp o via Skype e verranno poi poste all'allenatore dall'addetto stampa. Ci saranno due sale distinte per l'antidoping. Sono previste le interviste della televisione, poi ci sono alcune indicazioni, ma davvero sono 40 pagine, ne scegliamo qualcuna. In trasferta, in caso di trasferta in pullman, lo staff dovrà andare su un bus e il resto della squadra su un altro. Nello spogliatoio, nel limite del possibile, dovrà esserci quella divisione che gli allenatori non hanno mai voluto fare, quindi titolari da una parte, riserve dall'altra, e se ci sono tre spazi diversi, portieri da un'altra parte ancora. Ci saranno macchine singole per tutti gli arbitri che dovranno portarli allo stadio, e la squadra di casa, o meglio i calciatori della squadra di casa, dovranno arrivare allo stadio con mezzi propri, quindi con la propria macchina. E poi insomma ci sono altre indicazioni, ad esempio quella di cui vi avevamo già parlato negli ultimi giorni: vietato protestare con gli arbitri, e comunque bisogna stare a un metro e mezzo di distanza dal direttore di gara. Allora, la data sarebbe il 13, è una data ipotizzabile, ma c'è da fare una modifica perché fino al 14 non si potrebbe giocare, oppure il 20. Se si va invece più in là ci sono un po' di problemi per chiudere la stagione, diciamo entro agosto, a meno che poi non spostano la Champions League, diventa un po' più complicato.